Va bene, allora proviamo a incominciare con la lettura dell'agenda di Mel. Vorrei leggervi alcuni estratti dell'agenda perché è, diciamo, quella è, inizialmente è stata la mia fonte di ispirazione che mi ha portato a questo cambiamento interiore, questo modo diverso di pensare la salute, la malattia, il benessere fisico. E non solo quello, anche a livello mentale, emotivo, anche sul senso della vita, anche sulle questioni filosofiche, ma queste non le voglio affrontare più di tanto. Un po' sì, forse, ma non troppo, su questo canale YouTube che è dedicato alla coscienza e alla guarigione. Vorrei leggere l'agenda di me, che adesso magari vi faccio vedere. L'agenda di me. Si tratta di l'agenda di Mel e di Satprem, edizioni mediterranee. Non si tratta di un singolo libro, è un diario che fu trascritto da Satprem, un discepolo di Mer, chiamata anche madre, e che era a sua volta una discepola di Sri Aurobindo. Sri Aurobindo era, potremmo chiamarlo, uno yogi, un mistico, alcuni lo chiamano filosofo, ma io non lo vedo come un filosofo, anzi tutt'altro. Era un mistico, uno yogi, indiano, e lei era una discepola di lui, e loro prevedevano un'evoluzione ulteriore dell'umanità, dell'Homo sapiens, dell'essere umano, verso una specie che veniva dopo l'essere umano, dopo l'Homo sapiens. Un'evoluzione che non ha niente a che fare con quello che oggi si potrebbe prevedere. Oggi c'è chi pensa che l'evoluzione umana sarà possibile grazie alle nanotecnologie, alle biotecnologie, a qualche medicina fantascientifica tecnologica. Non credo che ci sarà niente di tutto questo. Penso che, e lo pensavano anche loro prima di tutti, che ci sarà un'evoluzione anche biologica dell'essere umano, ma che sarà basata magari solo molto parzialmente sulla tecnologia. Sarà innanzitutto un'evoluzione della coscienza, un'evoluzione interiore, un'evoluzione spirituale, se volete. Cosa c'entra questo con la guarigione? Tutto. C'entra tutto perché il nostro stato di salute, il nostro stato di malattia, il nostro benessere fisico e anche emotivo, spirituale, è innanzitutto uno stato interiore, uno stato d'essere. Leggendo l'agenda di Mer, l'agenda di Mer è una cosa molto difficile da capire, sono 13 volumi, sono quei, ecco, quelli là, quei volumi rossi che vedete, non riesco a muovere il dito con il video così, comunque li vedete, sono 13 volumi, 6.000 pagine, 5-6.000 pagine, qualcosa del genere, una lettura che non consiglio a meno che non ci sia qualcosa che vi attrae verso questo tipo di lettura, ma ci sono alcune cose che possono essere interessanti per le tematiche che vogliamo affrontare qui. Per esempio, incomincio a leggere a pagina 33 o giù di lì, qualche stralcio qua e là, perché credo che forse, al di là di cercare di fare un riassunto mio, voglio provare anche a usare le parole altrui, anche di coloro che erano anche più, sicuramente molto più evoluti, molto più avanti di me. Per esempio questo qui, che trovo molto significativo, che è comunque abbastanza semplice da capire, però ce lo dimentichiamo sempre. Mer diceva, ed eravamo nel 1900, non si sa, comunque è nell'agenda, nel primo volume, nel 1951 a 60, 1960. Queste
questo diario tenuto di Saprem, dei discorsi di Merle, andrà avanti fino al 1973, anno della dipartita di Merle. Ebbene, qui nel primo volume, pagina 33, lei dice: le condizioni in cui vivono gli uomini sulla Terra sono il risultato del loro stato di coscienza. Voler cambiare tali condizioni senza cambiare la propria coscienza è una vana chimera. Lo rileggo. Le condizioni in cui vivono gli uomini sulla Terra sono il risultato del loro stato di coscienza. Voler cambiare tali condizioni senza cambiare la propria coscienza è una vana chimera. Può sembrare una cosa banale, però ce lo dimentichiamo sempre. Noi oggi crediamo che, magari con nuove medicine, magari con nuove tecnologie, oggi vanno di moda le nanotecnologie, buona fortuna, ma se tutte cose che potrebbero anche andare bene, potrebbero anche darci qualcosa, potrebbero anche portarci avanti, come la medicina ha fatto, senza nulla voler togliere a dottori, medici, a scienziati. Lavoro anch'io nel mondo delle nanotecnologie, quindi so di cosa sto parlando, ma se non ci sarà anche un cambiamento del nostro stato di coscienza, sì, può anche darsi che con tale farmaco mi risolverò certi problemi, però guarda caso, che sfortuna, ho una malattia, sono guarito da una malattia e dalla parte di servizio ne entra un'altra, chissà come mai, che sfortuna. Proviamo a pensare, a prendere in considerazione l'ipotesi che fosse il nostro stato di coscienza può influire sul decorso, non solo sul decorso di malattie, ma anche sul fatto di prenderlo o non prendere, essere malati o non essere malati. Proviamo, magari forse questo può fare la differenza. Pagina 71, vediamo un po'. Ho preso alcuni stralci qua che mi sembravano interessanti. Beh, qui si va già sul, non dire religioso, sul mistico. Chi ci crede, bene, chi non ci crede può saltare naturalmente questa parte, però a me sembrava molto bello, molto interessante. Sì, anche perché io comunque questo tipo di metodo di autoguarigione di cui sto parlando è valido per chiunque, non solo che si sia credenti, atei o agnostici. Però vabbè, qui naturalmente siamo nel campo del mistico. Le tre immagini dell'offerta totale di sé al divino. Primo, prosternarsi ai suoi piedi abbandonando ogni orgoglio con un'umiltà perfetta. Secondo, aprire il proprio essere davanti a lui, spalancare tutto il proprio corpo dalla testa ai piedi come si spalanca un libro. Aprendo i propri centri, qui si riferisce probabilmente ai centri energetici, chakra e queste cose qua, al fine di rendere visibili tutti i loro movimenti in una sincerità totale che non consenta a niente di restare nascosto, quindi offrirci a loro verso l'alto. Terzo, rannicchiarsi nelle sue braccia, fondersi in lui in una fiducia tenera e assoluta. Si possono accompagnare questi movimenti con tre formule o, a seconda dei casi, con una di esse. Primo, sia fatta la tua volontà, non la mia. Sono malato? Vabbè, vorrei dire qualche cosa. Non incominciamo a disperarci. Vediamo qual è la lezione che dobbiamo imparare. Quindi sia fatta la tua volontà, non la mia. Non è una novità, no? Esiste un po' in tutte le religioni, tutte le spiritualità, questo concetto, però ce lo dimentichiamo. Secondo, quello che vorrai tu
Quello che vorrai tu, che vabbè, è una riedizione di quello che ho detto prima. Terzo, sono tuo per l'eternità. In genere, quando tali movimenti vengono compiuti nel modo vero, segue un'identificazione perfetta, un dissolversi dell'ego, che porta a una sublime felicità. Questo, non è di, questo che ho letto adesso non è direttamente collegato alla guarigione, però è uno stato di mentale, se volete così, emotivo, chiamato emozionale, non so, chiamatelo come volete, uno stato interiore che può essere molto utile, può cambiare molte cose. Quindi, un'altra cosa che volevo leggere era anche, sempre per quanto riguarda, indirettamente una guarigione, ma perché questo tipo di tecnica che io oggi propongo funziona oggi? Poteva funzionare 100 anni fa? Forse sì, ma sarebbe stato molto più difficile. Oggi c'è un cambiamento nell'atmosfera terrestre, c'è una manifestazione di un'energia, di un qualcosa che viene giù, per cui questo tipo di guarigione oggi è più alla portata di mano di quanto potesse essere una volta. Voglio provare a leggere qualcosa che vi dovrebbe dare un'idea intuitiva di cos'è questa energia e che a cui possiamo attingere. Siamo il 17 ottobre 1957. A proposito di libertà, esiste una libertà di ogni sorta. C'è una libertà mentale, una libertà vitale, cioè emozionale, una libertà spirituale, e ciascuna è frutto di stati successivi del dominio di sé. Ma c'è una libertà completamente nuova, diventata possibile con una manifestazione sopramentale. Doppio punto. La libertà del corpo. Cos'è la manifestazione sopramentale? Per me è Sri Aurobindo. Al di là della mente ci sono altri livelli di coscienza che vanno al di là della nostra normale mente intellettuale raziocinante. Ed è uno stato di coscienza, un'energia, se volete chiamarla così, che può dirigere dall'alto verso il basso il nostro stato corporeo, e quindi anche il nostro stato di salute. E questo è diventato possibile soltanto da quando questa coscienza si ha incominciato, anche se dietro ad un velo, come ancora oggi, ancora in modo subliminale, diciamo così, una corrente, come un fiume carsico, ma è lì che sta lavorando, a livello subconscio, nella nostra coscienza, nell'atmosfera terrestre, quindi anche in tutti i corpi, anche materialmente. Cosa che prima non era così. E questo dagli anni 50 in poi. Perché ci fu questa discesa. Uno dei primissimi effetti della manifestazione sopramentale è stato di dare al corpo una libertà e un'autonomia mai conosciute prima. E quando dico libertà non si tratta di una percezione psicologica, né di uno stato interiore di coscienza. Si tratta di ben altro e di molto meglio. Si tratta di un fenomeno nuovo nel corpo, nelle cellule del corpo. Proprio le cellule, infatti, hanno sentito per la prima volta di essere libere, di avere un potere di decisione. Noi possiamo decidere, c'è qualcosa dentro di noi, non noi quella nella nostra testa, non io, quell'ego, qualcosa, uno stato di coscienza interiore che può dire no. Non mi voglio ammalare, non ho il tempo di ammalarmi, basta, appunto. E c'è questo potere di decisione che una volta non c'era, o comunque c'era molto meno. Appena le vibrazioni nuove sono venute a mischiarsi con quelle vecchie,
stata proprio questa loro libertà che ho sentito immediatamente e mi ha fatto davvero vedere che significava la nascita di un nuovo mondo. Il corpo, com'è normalmente, vive sempre con l'impressione di non essere padrone di se stesso. E infatti, la malattia è dovuta al fatto che noi pensiamo, ah, adesso mi ammalo, e devo ammalare, e non dipende da me. E no. Prova a convincerti che dipende da quello che pensi, da quello che credi. Le malattie gli entrano dentro. Non è che lui si ammala, gli entrano dentro. Senza che possa contrastarle davvero, questo nel vecchio stato di coscienza. E poi ci sono mille fattori che gli si impongono, che fanno sentire la loro pressione. Ne abbiamo già parlato. L'unico potere che ha il corpo è di difendersi e di reagire. Una volta entrata la malattia, non è che lui si ammala, la malattia entra. Il corpo può lottare e vincerla. Bene. E del resto la medicina moderna ha riconosciuto che il corpo guarisce una volta che abbia deciso di guarire. Non sono le medicine a guarirlo. Se infatti il male può essere momentaneamente vinto da una medicina senza la volontà del corpo, rispunterà altrove sotto altra forma, finché il corpo non avrà preso la decisione di guarire. Quello è il punto. Noi oggi diciamo, abbiamo preso una medicina, ci è guarito. È vero. Poi però magari l'abbiamo già detto. Poi ci viene un'altra malattia e che miseria. Ma sarà sfortuna. No. È la decisione. Deve esserci dentro la coscienza corporea, delle cellule, che deve prendere questa decisione. E quindi deve partire innanzitutto da noi, dalla mente, dallo stato emotivo. Se non c'è quello, manca la base. Ma si tratta solo di un potere di difendersi, un potere di reagire contro un nemico che lo ha già invaso. Non è una vera libertà. Se stiamo nel vecchio livello di coscienza. Con quello delle medicine, eccetera. Ebbene, con la manifestazione sopramentale è accaduto nel corpo qualcosa di nuovo. Il corpo ha sentito di essere padrone di se stesso, di essere autonomo, di tenere i piedi davvero per terra, se così posso dire. L'impressione fisica che da questo fatto è che tutto l'essere si raddrizzi, alzi la testa, che si senta padrone di sé. Viviamo da sempre con un fardello sulle spalle, qualcosa che ci fa chinare la testa. Ci sentiamo tirati e portati da ogni genere di cose esterne, da non si sa chi o che cosa, verso non si sa dove, da quanto, insomma, gli uomini hanno chiamato fato o destino. Ho fatto di tutto, ho fatto sport, ho mangiato in modo salutare, sono sempre stato attento alla mia salute, all'igiene, e a 40 anni mi sono beccato il cancro e probabilmente i miei medici mi dicono che ho 2 mesi di vita. Che cosa ho fatto per guadagnarmi questa cosa? È proprio il destino, il fatto. Veramente? Davvero? Quando si fa lo yoga, qui si parla di yoga, non è necessario, in certo senso quello che stiamo parlando qua è una sorta di yoga. Una delle prime esperienze, l'esperienza della Kundalini, l'energia di Chakra, probabilmente lo conoscete, come la chiamano qui in India, è appunto quella di un'elevazione della coscienza che rompe la durissima corazza alla sommità del cranio per emergere finalmente nella luce. A quel punto allora possiamo vedere, sapere, prendere una decisione e realizzare una cosa. Certo, esistono ancora difficoltà, ma uno si trova davvero al di sopra. Ebbene, con la manifestazione sopramentale questa esperienza è avvenuta nel corpo. Non è più soltanto una coscienza che possiamo, elevarci a elevati livelli di coscienza, magari sfuggire in qualche paradiso, ma il povero corpo, poverino, rimane pieno di malattie, mortale, no? Il corpo ha raddrizzato la testa, invece, e ha sentito la propria libertà, la propria indipendenza. Durante l'epidemia di influenza, per esempio, ho vissuto quotidianamente in mezzo a persone portatrici di germi. Ma un giorno ho sentito chiaramente che il corpo prendeva la decisione di non lasciarsi contagiare dall'influenza.
Quindi gelmi. Ah, il fatto. Ho inalato un gelme, mi ha invaso. No. Perché non ho preso la decisione di non ammalarmi. Prendi la decisione di non ammalarti. Per esempio, dirti, non ho tempo per ammalarmi. Ci fai una risata sopra. Prova, vediamo se funziona. Adesso questa atmosfera esiste nell'atmosfera terrestre. Una volta non era possibile. Oggi lo possiamo fare. Affermava la sua autonomia il corpo. No, non era una volontà superiore a prendere la decisione. Non era qualcosa che succedeva nella coscienza più alta. Per niente. Era il corpo stesso a decidere. Quando uno sta lassù, nella coscienza, vede e sa. Ma nel concreto basta ridiscendere nella materia e tutto diventa come acqua assorbita dalla sabbia. Ebbene, adesso non è più così, è il corpo direttamente a poter fare, senza bisogno di interventi esterni, questa cosa. Lo considero un risultato importantissimo, anche se resta poco visibile. Eravamo nel 57 e rimane ancora poco visibile. Sto cercando di renderlo visibile. Questa nuova vibrazione nel corpo mi ha permesso di capire il meccanismo della trasformazione. Non si tratta di qualcosa che procede da una volontà superiore, non di una superiore coscienza che si impone al corpo, ma è proprio il corpo a svegliarsi nelle sue cellule. È proprio una libertà delle cellule, una vibrazione completamente nuova che aggiusta ogni disordine, anche i disordini precedenti, la manifestazione sopramentale. Anche quello che i problemi che avevamo prima. Naturalmente si tratta di un processo graduale, ma ho buone ragioni di sperare che questa nuova coscienza cresca poco a poco, guadagni terreno e contrasti vittoriosamente le vecchie forze di distruzione e di annientamento, quel fato già creduto inesorabile. Ebbene, era il 17 ottobre 1957, non la faccio lunga, mi fermo qui, almeno per questo video. Si tratta di un resoconto fatto da qualcuno che viveva in altissimi livelli di coscienza, ma questa cosa oggi è portata anche del comune, tra virgolette, mortale. Ne sono convinto perché io non sono Mer, non sono Sri Aurobindo, però almeno in parte sono convinto di poter fare questo che fa lei. Non sono sopramentale, non avete bisogno di essere sopramentali, basta connettersi a questa energia che permea l'atmosfera terrestre attuale, questa novità, agganciarsi ad essa e ricordarsi che la malattia è un'illusione, dipende da quello che crediamo, dipende da come pensiamo, dipende da come pensiamo la malattia e la salute, in particolare la salute. Ci sentiamo. Ciao.